Ben ritrovati amici di Almax, eccoci ancora in una nuova puntata di Passion e Life di Almax Channel. Anche questa volta vi propongo un libro che mi ha mandato il gruppo Santelli, con quale è nata questa bellissima collaborazione, che ringrazio molto per la fiducia. Tra l'altro è un gruppo, ma sotto di loro c'è diverse case editrici. La casa editrice in questione è la Rossini Editori. E da questa casa editrice mi hanno mandato uno splendido libro, molto scorrevole, penso che piacerà molto a tutti quanti, specialmente a chi ama viaggiare. Mi ha mandato questo libro di Federico Zamboni, che si intitola Viaggiatore seriale, Vietnam, alla ricerca di qualcuno per ritrovare se stessi. Dunque, è un romanzo e vi faccio vedere subito la copertina, ecco qua. Poi, ovviamente, se guardate il mio profilo di Instagram, la rose81-basso, trovate sempre i salti con i vari libri che leggo e che vi recensisco, sia per quanto riguarda il video che per quanto riguarda la rubrica magazine scritta. Due nozioni sull'autore che è Federico Zamboni. Allora, Federico Zamboni, classe 1983, è un viaggiatore appassionato, riversa nelle storie che scrive le sue esperienze e riflessioni sul paese che ogni volta visita e che dà sfondo ovviamente a ogni narrazione che scrive. Vi leggo leggermente la sinossi del libro per capire di cosa stiamo parlando. Allora, questo libro, per fare un breve assunto, dice questo. Allora, Leonardo Conti, che è il protagonista della storia, orfano di famiglia benestante, ha scelto per sé una missione: cercare persone scomparse, per aiutare i familiari a colmare l'assenza delle persone amate, un vuoto che lui stesso conosce molto bene. La ricerca di Marco darà inizio a una rocambolesca avventura in Vietnam, a ripercorrere non solo le tracce del ragazzo scomparso, ma anche la storia addormentata di questo paese. Dunque, come potete sen aver sentito dalla sinossi, il protagonista di questo libro è Leonardo Conti. Leonardo Conti è un investigatore privato, che arriva da una famiglia benestante, che comunque è rimasto orfano e ha deciso di dedicare la sua vita a cercare le persone scomparse, quindi a dare una mano ai familiari che sono alla ricerca di persone scomparse. Con questo incarico deve trovare Marco, questo ragazzo che è partito per il Vietnam e non è più tornato, quindi appunto facendo tutte le varie ricerche, le ricerche che condurranno in Vietnam, dove scoprirà che, dove partirà, una volta arrivato lì scoprirà che il ragazzo è riportato in una prigione in Vietnam, dove praticamente solitamente la polizia vietnamita porta quelli che sono considerati traditori o comunque tutti i vari criminali. Il compito di Leonardo sarà quello di far evadere il ragazzo per riportarlo a casa sano e salvo e riportarlo alla sua famiglia. Ovviamente nel fare tutto questo si ripercorrerà tutte le zone del Vietnam, quindi si passeranno dalle zone del mare alle zone quelle più povere. Emergerà anche quanto il popolo vietnamita sia molto ospitale con gli stranieri, addirittura li danno da dormire, li accudiscono, li cucinano da mangiare, tutto senza tutto molto gratuitamente, e quindi si ritroverà spesso aiutato da queste persone. In tutto questo poi riuscirà comunque a liberare dalla prigione Marco e a ritornare a casa. È un bellissimo viaggio questo libro perché comunque appunto come dicevo si ripercorrono tutte le zone, quindi si va anche alla scoperta delle varie tradizioni del paese, della cultura, della politica di questo paese perché comunque è sotto un regime e quindi si viaggerà tra presente e passato, si ritroveranno a scappare dalla polizia perché penseranno che sono dei traditori o comunque sono delle spie. Cosa che invece non è, e quindi si ritroverà comunque a scappare e a lottare anche per la propria vita. Con questo vi saluto e vi invito comunque a tenere monitorati i canali di Almax Magazine e di Almax Channel, perché comunque a breve uscirà il nuovo magazine dove ci saranno tante sorprese. Io questo mese.
Nel mese di giugno troverete anche un nuovo live report che era tanti anni che non facevo, da prima della pandemia, quindi ci sarà un concerto e poi ovviamente ci saranno tutti i vari libri che ho letto e le varie recensioni da leggere, tra cui uno anche che mi ha mandato la casa editrice Gruppo Santelli. Quindi io vi aspetto, ci vediamo presto. Potete trovare comunque tutte le varie copertine dei libri che leggo e che recensisco anche sul mio profilo personale, la Rose 81 trattino basso di Instagram. Potete vederle anche su Facebook per chi ha la mia amicizia. E detto questo, vi saluto, ci vediamo alla prossima occasione. Ciao a tutti!